Salve, buongiorno. In questa sede voglio praticamente mettere della carne al fuoco in relazione a degli elementi per la costruzione di un programma per il governo del territorio di Pachino. Mi chiedevo se non fosse il caso, nell'ambito del centro-sinistra, considerare l'opportunità per esplicitare praticamente nei prossimi mesi, in preparazione delle nuove elezioni comunali, l'opportunità di mettere in cantiere un grande convegno dove praticamente il centro-sinistra cerca di sviluppare nell'ambito della comunità pachinese un convegno appunto che tratti quali saranno gli elementi salienti della costruzione del programma del centro-sinistra praticamente per il prossimo futuro, partendo naturalmente da quegli elementi fondamentali che sono innanzitutto il territorio nel suo insieme, in modo tale da esplicitare a partire dal piano regolatore e dai programmi comunitari e poi via via soffermarsi per ogni singola, diciamo, per ogni singolo elemento per esplicitare un programma condiviso, partecipato, di quello che dovrà essere praticamente l'espressione e la proposta del centro-sinistra per il governo del territorio. Io credo che questa sia una prassi che possa contraddistinguere in un modo nuovo il proporsi come, diciamo, come dirigenti dello sviluppo del territorio, e cercando di mettere in evidenza fin da subito e mettendo le mani avanti su quelli che saranno praticamente i programmi che l'amministrazione vorrà sviluppare nell'ambito del territorio. Io al di là dei nomi o al di là, diciamo, delle singole personalità che poi emergeranno nel frattempo in relazione a quelle che saranno le figure proposte per presentarsi alle elezioni, voglio subito mettere in chiaro che non è mia intenzione praticamente concorrere, diciamo, a questa cosa. Il mio concorso si potrebbe esplicitare in una forma, diciamo, tecnica più che politica o tecnica politica, in quanto, diciamo, mi soffermerei come contributo alla opportunità di stendere quei programmi e di mettere in atto attraverso un ufficio praticamente comunale con consulenze anche esterne, poche, ma soprattutto a livello scientifico queste occorrono, per poter programmare nell'ambito del territorio, del nostro territorio, diciamo, quelle linee guida che poi possano in effetti integrarsi con i programmi comunitari, con i programmi a livello nazionale, con i programmi a livello regionale, in modo tale da creare le condizioni e dare la prospettiva di un nuovo governo del territorio, in riferimento a quello che è appunto il nostro territorio e quali prospettive, quali forme di nuovo sviluppo si intendono dare a questa comunità al fine di valorizzare, secondo me, quelle che sono delle risorse che per lungo tempo sono rimaste ferme, perché praticamente registro che al di là di alcune inventive ultimative
che possano in qualche modo mettere delle fette di prosciutto negli occhi a questa comunità al fine di far persistere le condizioni attuali che non sono assolutamente compatibili con quello che sono le potenzialità del territorio. Pertanto io credo che questa mia proposta possa essere accolta nell'ambito, diciamo, non del centro-sinistra, ma di tutte quelle persone che orientativamente hanno a cuore le sorti di Pachino e al di là di quelle che possono essere le singole, diciamo, aspettative, chiaramente non possiamo continuare ad avere persone che pensano che la politica possa essere un modo per sbarcare il lunario. Ma qui si tratta, oltre insomma ad affermarsi, e questa è una negazione affermativa che non può, che deve essere concessa a quanti nello spirito, diciamo, politico e nelle loro attenzioni più profonde a livello personale di dare un contributo effettivo alla comunità, che possono poi anche trovare, diciamo, in questa attività un modo per una piena attuazione delle loro personalità. E certamente questo può essere fatto con delle persone i cui valori morali ed etici e politici volano alto, e io credo che la ricerca più sostanziosa debba essere fatta attraverso i programmi, attraverso le idee che si vorranno mettere in campo e attraverso quegli strumenti che poi daranno, diciamo, daranno la direttrice fondamentale per quello che sarà, diciamo, una nuova amministrazione che con, ribaltando i principi propri della partecipazione del cittadino alla definizione dei programmi, poi possa essere pienamente attuabile al di là di quelle che sono diatribe personali che in questo caso devono essere subito sgomberate, insomma, sgomberate, perché qui non si tratta della singola, non si tratta della singola attività che poi può portare qualche cosa di proficuo alla persona. Ma qui si tratta di mettere in campo e di mettere insieme delle persone di buona volontà che nell'interesse particolare proprio dell'affermazione della loro personalità poi trovino nell'ambito del fare amministrativo quelle gratificazioni che naturalmente bisogna concedere a quanti credono nella effettiva, diciamo, inversione della tendenza generale nel territorio, facendo praticamente un'opera di mediazione importante al fine di determinare un futuro migliore per la nostra comunità. Per cui rinnovo l'invito, io, diciamo, mi offro a livello di consulente in qualche modo per mettere in campo questo grande convegno che possa mettere insieme gli elementi fondativi di un nuovo programma a partire dal fare urbanistico e delle potenzialità del territorio, al fine, insomma, di creare questo grande momento di attenzione, di partecipazione, per dare una speranza a quanti credono che l'attività umana possa essere anche esplicitata in una forma diversa e per affermare il bene collettivo della città e dei suoi cittadini, dando a tutti, diciamo, qui non si vuole escludere nessuno, vogliamo creare opportunità, diciamo, non limitative solo a questo, a quell'altra, vogliamo creare un movimento nuovo che dia effettivamente un impulso diverso, più generalizzato, cioè qui non si vuole escludere nessuno, nessuno si deve sentire escluso dalla nostra azione politica, ma tutti avranno una gratificazione
nel merito a questo grande cantiere che si aprirà su Pachino al fine di creare opportunità, diciamo, per tutti, se nessuno escluso, diciamo. Cioè non si vuole appunto escludere, ma includere in un progetto più grande dove tutti abbiano la possibilità di avere qualcosa in cambio e dando anche qualcosa alla città per creare quelle condizioni rinnovate di uno sviluppo possibile e le potenzialità sono tante ed è bene che una nuova forma di governo del territorio prenda, diciamo, prenda piede a Pachino attraverso uomini che possano sicuramente essere garanti di questa opportunità, che non vuole negare nessuno sviluppo, ma che vuole creare condizioni di vivibilità, di sostenibilità per tutta la popolazione, insomma. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e spero che a partire dal Partito Democratico e tutti coloro che si ispirano a un'idea nuova colgano l'occasione del mio invito a creare questa grande opportunità, un grande convegno con successive fasi e affrontando per singoli punti, per singole, anche in una forma, diciamo, decentrata, al fine di dare un senso di partecipazione e per creare quel nuovo grande programma che può essere, diciamo, attraverso persone di un certo orientamento per dare una svolta significativa allo sviluppo della città e a invertire l'andamento ciclico che negli ultimi anni abbiamo visto, che ha mortificato molto le potenzialità e che in effetti poi alla fine, diciamo, ha gratificato pochi contro, diciamo, un latente stato di malessere che va dai dipendenti comunali, alla città, al territorio, alla gestione dei rifiuti, che deve essere affrontato sicuramente in un modo diverso, attraverso la differenziata che mette in campo un nuovo progetto dove chi differenzia di più si vede scalata la bolletta in meno. Cioè se tu sei praticamente, se ci sono gli strumenti, ci sono degli esempi, dobbiamo diventare tutti ecologisti, cioè nel senso che proprio la nuova gestione dei rifiuti solidi urbani, la nuova gestione del territorio, preveda degli incentivi forti affinché la popolazione si renda conto che differenziando si hanno meno tasse da pagare. Questo è un esempio che porto così. Insomma, ci sono opportunità di creare, se si vogliono, condizioni nuove per un rinnovato sviluppo del nostro territorio, perché è una perla assoluta del Mediterraneo che dobbiamo attraverso questi percorsi cercare di tirare fuori il meglio per dare a un'amministrazione che sia in grado di invertire la situazione attuale che ci vede un po' tristi. Noi vogliamo promenare felicità nella bellezza. E nella bellezza vogliamo che ci siano condizioni di vivibilità per i suoi cittadini e per coloro che vengono da turisti nel nostro territorio per apprezzare le bellezze che offriamo al bacino del Mediterraneo e al mondo. Io vi saluto e niente, vi saluto cordialmente e vi invio i più cordiali saluti. Grazie.